Buonasera a tutti, cari fratelli, cari sorelle. Oggi è mercoledì 27 settembre 2023. Ancora oggi il Padre Celeste ci ha offerto tutti noi un modo di comunicarsi, di parlarci, di stare ancora insieme con Lui, la Sua parola. Riascoltiamo la parola di Dio. Rimeditiamo ancora stanotte la sua parola, perché il nostro desiderio anche oggi è questo, che il Padre nostro sia l'unico e l'ultimo persona che ci parliamo prima di dormire. Riascoltiamo il Vangelo di oggi. Stiamo leggendo il capitolo 9, i primi sei versetti. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete dal povero e dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Loda a te, o Cristo. Ieri abbiamo sentito la nuova famiglia di Gesù, la famiglia spirituale, quando lui stava predicando e vennero i suoi, cioè Maria, poi secondo Luca, i suoi fratelli. E come abbiamo spiegato ieri, i fratelli di Gesù in questo senso non significa che erano figli di Maria, perché nel Nuovo Testamento, in tutta la scrittura, non c'è mai riferimento ai figli di Maria. C'è questa espressione, fratelli di Gesù, ma mai figli di Maria Vergine. Gesù è l'unico figlio di Maria. Mai nella scrittura si legge o si trova figli di Maria, ma si trova l'espressione fratelli di Gesù. E abbiamo spiegato ieri che fratelli potrebbero significare, come sia l'Antico Testamento che il Nuovo Testamento, fratelli o sorelle della stessa parentela o della stessa tribù, clan, della stessa società, dello stesso paese, compagni di classe, di lavoro, di studio. Abbiamo spiegato questo. Ieri abbiamo letto anche Matteo 28, capitolo 10, quando Gesù, dopo la risurrezione, riferì alle donne: andate e annunciate ai miei fratelli di andare a Galilea e lì mi vedranno. Matteo 28, 10. Poi anche nell'Antico Testamento abbiamo sentito, riascoltaggio Genesi, capitolo 10, versetto 8, riguardo Lot, che era nipote di Abramo, ma Abramo riferì come suo fratello. Poi leggendo anche, sempre nell'Antico Testamento, il terzo libro di Mosè, Levitico, capitolo 10, versetto 4, abbiamo spiegato questi brani ieri. Per quelli che non hanno ancora letto questo,
Gesù disse loro: non temete, andate a annunciare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Poi Genesi 13:8. Abramo disse a loro: non vi siate scontri fra me e tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli, cioè della stessa parentela. Abbiamo spiegato questo. Mai nella Bibbia si trova figli di Maria, ma c'è l'espressione, cioè fratelli di Gesù. Nel Vangelo di Matteo, invece, la versione matteana, il brano che abbiamo sentito ieri, che in quel tempo andarono da lui la madre e i suoi fratelli che non potevano avvicinarlo a causa della folla, la risposta di Gesù: mia madre e i miei fratelli sono questi. Nel Vangelo di Matteo, Gesù pone il dito ai discepoli, riferendo ai discepoli come ai suoi fratelli. Andiamo subito a vedere il Vangelo di Matteo, Matteo 12, versetto 20, 49. Ho sottolineato questo in rosso. Poi, tenendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Gesù riferì ai discepoli come i suoi fratelli: ecco mia madre e i miei fratelli. Nel Vangelo di Luca, invece, non si trova questo. Solo Matteo si inserì che Gesù, tenendo la mano verso i suoi discepoli, li riferì come sua madre e i suoi fratelli. Perché vi porto indietro a rileggere il brano di Matteo? Perché oggi, nel brano che abbiamo ascoltato ora, Luca 9:1-6, Gesù convocò i dodici, primo verbo convocò, poi diede loro forza e potere, poi li mandò, tre azioni, convocò, diedi e mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. I discepoli, ieri abbiamo ascoltato, erano parte della casa nuova di Gesù, la famiglia spirituale, perché avevano loro accolto la sua parola. Una volta accolta la parola, questi discepoli diventarono anche essi parte della famiglia di Dio. Una volta formata, Gesù li mandò a costruire nuove famiglie. Ieri, la mia meditazione, ho soffermato su questo aspetto, che Gesù stava cercando una nuova famiglia. E questa nuova famiglia riguarda quelli che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. E i discepoli, dopo aver accolto la parola di Dio, dopo aver messo in pratica la parola di Dio, ora Gesù li mandò a costruire una nuova famiglia. Guardiamo insieme i primi tre versetti. Non c'è riferimento al luogo dove Gesù li mandava, fino al versetto 4. In qualunque casa entriate, rimanete là. Dove Gesù mandava questi discepoli, questi apostoli, nelle case. Il compito dei dodici discepoli insieme, convoca i dodici, era di uscire a costruire nuove case, case degli uomini. Ieri Gesù stesso, mediante la parola ascoltata, meditata, aveva costruito lui una nuova famiglia, la famiglia di Dio, una famiglia spirituale. Oggi, mediante la missione dei discepoli, dei dodici, Gesù vuole ricostruire una casa degli uomini e mando i discepoli a costruire questa casa degli uomini. In qualunque casa entriate, rimanete là. Andate a costruire le case, come io ieri avevo io costruito una nuova casa, una nuova famiglia di Dio. Voi andate a costruire questa nuova casa degli uomini. Venite dietro di me e vi farò pescatori degli uomini. Pescatori degli uomini. Costruite le case degli uomini.
mediante due cose, annunciando il regno di Dio, la parola, e guarendo gli infermi. Fino a oggi, abbiamo bisogno di queste due cose, la parola di Dio e la guarigione per costruire le nostre case. Tante famiglie oggi cristiane mancano questi due, la parola meditata, ascoltata e la guarigione. Così vediamo tante famiglie distrutte. Stanotte, prima di andare a dormire, accogliamo noi carissimi la parola di Dio. Chiediamo il Signore per la guarigione delle malattie nelle nostre famiglie, le crisi nelle famiglie, l'incomprensione fra gli sposi, i coniugi. Secondo me, nel mio avviso, le malattie delle famiglie queste oggi, comprese anche queste, l'incomprensione fra gli sposi, i coniugi, la mancanza di rispetto, liti fra i coniugi, mancanza di perdono nelle famiglie, conflitti tra gli adulti e i bambini, decadenza della morale. Gesù manda i discepoli a guarire queste malattie. Decadenza della morale, conflitti tra adulti e bambini, liti tra coniugi, mancanza di perdono, mancanza di rispetto, l'incomprensione tra coniugi, le malattie delle famiglie di oggi. Se le nostre famiglie riusciranno ad accogliere la parola di Dio, verranno guarite. Andate a annunciare la parola, la buona notizia, e guarire gli infermi, le malattie delle nostre famiglie. Come vivere questa parola stanotte prima di andare a letto, carissimi miei? Apriamoci le nostre famiglie, apriamoci le nostre finestre, apriamoci le nostre porte, i nostri cancelli. Se ancora oggi ci sono queste diverse malattie nelle famiglie, significa che la parola di Dio non è ancora accolta, meditata nelle famiglie. Facciamo tutto nel mondo, tutto, tranne leggendo, pregando la parola. Se cerchiamo noi la guarigione, carissimi miei, apriamoci le porte, apriamoci i cancelli, apriamoci le finestre per accogliere la parola di Dio. In qualunque casa entriate, rimanete lì, là, annunciando la parola in queste case, guarendo le malattie in queste case. E di là, dopo aver costruito queste famiglie, ripartite. Ma quanto a coloro, alle case che non vi accolgono, uscite di questa casa, questa città, scuotete le polveri dei vostri piedi come testimonianza contro di essi, contro di loro. Perché queste case, queste famiglie vogliono ancora rimanere senza la parola. Non vogliono accogliere la parola di Dio. Queste famiglie e case non vogliono essere guariti. Vogliono rimanere con le loro malattie. Ma le case che vi accoglierete, guarite i loro malati. Annunciate la parola in queste case. Il compito nostro è proprio questo. Carissimi miei, Gesù, dopo aver costruito la famiglia di Dio, oggi mandò i discepoli a costruire le case degli uomini, le nostre case. Oggi tocca a noi, sacerdoti, religiosi, laici e laiche, a venire da voi a costruire le vostre case,
Aprite, carissimi miei, le vostre case, le vostre porte, le vostre finestre, per accogliere la parola di Dio, per ricevere la guarigione che viene da Dio stesso. La pace del Signore regni nei vostri cuori. Amen. Ora aggiungiamo alcune intenzioni. Fra poco, come dicevo ieri, inizierai il Sinodo dei Vescovi a Roma. Da 4 fino al 29 ottobre. Preghiamo per tutti i partecipanti di questo incontro, perché vengano illuminati dallo Spirito Santo e non diano ascolto al mondo. Preghiamo per tutti, tutti i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i laici e i laici che parteciperanno a questo sinodo dei vescovi. Perché si lasciano ispirati dallo Spirito di Dio e non dal mondo, perché non vengano influenzati dai sordi, ma vengano spinti dallo Spirito di Gesù, di Dio, mosso dallo Spirito. Questi partecipanti decideranno per il bene comune della Santa Chiesa. La casa di Dio e non per i loro interessi e quello del mondo. Per loro preghiamo, ascoltaci, o Signore, per le famiglie che si impegnino sempre per le cose belle, sì, il lavoro, altre cose, portando i loro figli a giocare. In vacanze per tutte le cose belle, ma mancano l'essenziale, cioè l'ascolto della parola di Dio, perché mediante la nostra intercessione il Signore gli conceda a tutte queste famiglie questo dono. Preghiamo per tutti. Il Signore gli manda questo dono. Le famiglie che si impegnano a fare tante, tante cose, ma mancano l'essenziale, la parola di Dio. Queste famiglie vengano formate, costruite mediante due cose, l'ascolto della parola e la guarigione divina. Il Signore gli conceda questi doni. Per le famiglie che mancano questi doni, l'ascolto della parola e le guarigioni delle loro malattie, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Cari fratelli, cari sorelle, abbiamo sentito nel Vangelo di oggi. In qualunque casa entriate, rimanete lì o là, e di là ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città. Scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Per tutti quelli che oppongono la parola di Dio, alcuni sono parenti nostri, amici e amiche nostri, preghiamo per essi, per loro, perché mediante la nostra intercessione stanotte il Signore li trovi degni. Per riportare la sua parola. Il Signore li porti la sua guarigione, perché anche essi vengano a raccogliere questi doni. Per tutti quelli che oppongono la parola, che oppongono la guarigione divina, amici nostri, parenti nostri, preghiamo per loro, preghiamo per loro. Ascoltaci, o Signore. Cari fratelli, cari sorelle, il Signore nel Vangelo di oggi manda i dodici a costruire le case degli uomini. Tante famiglie sono distrutte a causa dell'incomprensione fra gli sposi e i coniugi, la mancanza di rispetto, la mancanza di perdono, liti fra i coniugi. Preghiamo per tutte le famiglie che portano queste diverse malattie, perché
mediante la parola ascoltato e pregato stanotte. Il Signore li mandi, li porta la guarigione. Tutte le famiglie che soffrono, fra i diversi liti fra i coniugi, fra adulti e bambini, l'incomprensione fra bambini e adulti, la mancanza di rispetto, decadenza delle morali. Il Signore manda dal cielo proprio stanotte la sua guarigione. Il Signore guarisca queste malattie delle famiglie, le nostre famiglie. Se la tua famiglia sta bene, non significa che i tuoi cugini o i tuoi fratelli stanno bene. Preghiamo stanotte per tutte queste famiglie che soffrono, portano queste diverse malattie, perché il Signore li guarisca stanotte. Per queste famiglie preghiamo, ascoltaci, o Signore. Il corpo nostro è la casa di Dio. La prima cosa anche di richiedere è di richiedere la ricostruzione di questo corpo che è un'abitazione. Ora l'ultima preghiera, preghiamo per noi stessi, perché la parola accolta stanotte ci porti tutti noi un cambiamento radicale. La parola accolta, ascoltata, meditata stanotte, oggi, 24 settembre, ci guarisca tutti noi. Le malattie che portiamo noi che abbiamo ascoltato questa parola. Il Signore ci guarisca mediante la sua parola, ricostruendo questi nostri corpi come un'abitazione degna per il suo spirito. Signore, portaci tutti noi la tua guarigione, le malattie che portiamo anche noi, noi che abbiamo accolto questa parola. Guariscici mediante questa parola. Ascoltaci, o Signore. Infine, umilmente, chiediamo il suo bacio santo. Padre nostro, dacci tutti noi, dopo aver accolto la tua parola, il tuo bacio santo per farci addormentare. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Buonanotte a tutti.